bisogna fare punti per uscire dalla zona calda anche in fretta. Amici di Sport Easily, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Nino Vaccara e Mazzara Geraci, undicesima giornata del girone A di Eccellenza Siciliana. Il tiro da fuori da parte di Palzeri, dietro per il cross in mezzo, sbuca Bonamaison. Fernandez, movimento senza palla, Guadagnoli allarga, c'è Pane Bianco che calcia subito con il mancino. L'esterno sinistro, pallone dentro, Benivegna allontana di testa, l'appoggio di Giovagnoli per Albanese un po' largo, c'è il tiro. Lancio lungo, Guadagnoli di testa a prolungare. Pane Bianco con il mancino, parte il suo pallone in mezzo, Bressan cerca di staccare. Il mancino di Elamraoui, secondo palo, colpo di testa voluto da Barbieri. Cerca di allontanare il Mazzara il più presto possibile. Pane Bianco si infila, Guadagnoli va avanti, Guadagnoli calcia dal limite. Pane Bianco su punizione. Fernandez, l'aggancio sale ancora il portoghese, si infila Fernandez. E allora Bonamaison. Pallone profondo verso Fernandez, si coordina. Così il Casteldaccia sale a 11 punti, rimanendo al confine della zona playout. Occhio qui a Guadagnoli, spalla la porta, appoggia dietro. Il tiro di Bonamaison deviato, a sfiorare il palo, ma c'è il calcio di rigore. Tocco di braccio sul tiro. Guadagnoli Cassano, praticamente a sinistra con il piede a deviare il calcio d'angolo. Battuta corta dell'angolo, Giovagnoli. Bonamaison. Cross, secondo palo di testa, ancora Guadagnoli. Albanese, ancora Giovagnoli. Contro Elamraoui, adesso contro Bari, il cross in mezzo di testa, l'angolazione perfetta di Guadagnoli. C'è la rete del Geraci, dopo il rigore sbagliato, si riscatta così l'ex San Cataldese, 1-0, l'abbraccio con Gaetano Mirto, 1-0. Bonamaison, Giovagnoli lascia scorrere Albanese, largo, allontana Barbieri, dietro Pane Bianco. Doppia munizione per Elamraoui, Mazzara in 10. C'è il lancio lungo di Bonamaison verso Guadagnoli, 1-1. Con Guadagnoli a fronteggiare Pirrello, pallone allargato da Giovagnoli. Deve però fermarsi, allora Abdelazim calcia da fuori. Ricciulli mette giù Gonzalez, recupero regolare per il Geraci, mandato Guadagnoli davanti Cassano, face to face, Guadagnoli. Ancora ce l'ha sul destro, il tocco di Cassano, porta comunque coperta, poi il fallo in attacco dell'attaccante delle Geraci. Su Pirrello, cartellino giallo, c'è il cartellino rosso perché Guadagnoli era stato anche lui già ammonito, anche il Geraci in 10. A sfidare Priola, riesce ad andare verso l'interno, ancora Giovagnoli, limite, c'è l'imbucata che riesce, fallo, calcio di rigore. Un altro per il Geraci, il fallo su Pane Bianco. Abdelazim, il 2-0 del Geraci sul Mazzara su calcio di rigore. Omar Abdelazim è entrato dalla panchina e probabilmente mette fine a questa partita. Parte Mihaly, potente! Ufficiale, il 2-0 del Geraci, la prima vittoria in trasferta in questo campionato da parte dei Madoniti, battuto in Mazzara.